settembre 31 avanti Cristo, battaglia di Azio. Episodio dalle conseguenze fondamentali per la storia di Roma. Fu combattuta tra Ottaviano e Antonio, che con Lepido costituivano il secondo triumvirato, nel mare Ionio, all'imboccatura del Golfo di Ambracia, oggi Golfo d'Arta. La ricostruzione dettagliata della battaglia è tuttora controversa. Secondo la tradizione, la rotta di Antonio fu determinata dalla fuga di Cleopatra con 60 navi. Incapace di trattenersi, l'avrebbe seguita, abbandonando i suoi e causandone la sconfitta. Questa tesi, però, è generalmente oggi respinta. Su alcuni elementi essenziali, gli storici concordano. Antonio si fece convincere da Cleopatra a combattere una battaglia navale perché l'ambiziosa regina, che non disponeva di truppe di terra, voleva essere comunque protagonista della vittoria. Le due armate si equivalevano per numero di unità, ma quella di Antonio era compromessa da numerose defezioni da parte dei generali. Contando sulla potenza delle sue grandi navi e sulla manovra d'accerchiamento nel piccolo specchio d'acqua, Antonio comunque si lanciò all'assalto, ma perse la battaglia decisiva. La vittoria di Ottaviano decretò il tramonto definitivo della Repubblica Romana e il passaggio al nuovo principato, sancito poco tempo dopo dal conferimento ad Ottaviano del titolo di Augusto.